Ed eccoci qua, siamo ritornati, o come ho già anticipato, partecipiamo ad un compleanno. C'era una canzone, Don Pasquale, Mille giorni di te e di me, una canzone d'amore famosissima di Claudio Baglioni. Qui è il caso di dire 100 numeri di voci e volti. Hai intuito di che cosa sto parlando? Sì, del nostro giornale diocesano che spegne le sue prime 100 Esatto. candeline. Esatto, 100, un numero tondo importantissimo, un bel traguardo e me mette insieme informazione e territorio. Ovviamente i temi trattati sulla rivista diocesana che festeggia riguardano tutta la Chiesa universale, non soltanto quella locale. Poi ci sono delle pagine ovviamente più strettamente legate a ciò che accade qui in questa diocesi. Don, ho incontrato il direttore, Alberto Cavallini. Vuoi ascoltare con me? Certamente, ascoltiamolo con A dopo. piacere. Il giornale vive grazie alla collaborazione di tante persone che vivono nel nostro territorio garganico e che insomma, danno voce e volto al nostro giornale. Ormai da 10 anni sono 100 numeri, 100 numeri, sì. Certo, e più di 1000 volti e più di 1000 voci. certamente. È nato questo giornale per volere, lo devo ricordare, dell'amato vescovo Michele, che ha voluto che nascesse appunto un giornale diocesano in sostituzione della pagina di Avvenire. Noi avevamo una pagina diocesana che però non veicolava bene nel territorio, era una sola pagina domenicale e quindi lui volle che nascesse questo giornale come voce, ecco, della nostra chiesa locale, del territorio e anche come dire, per trasmettere la buona notizia del Vangelo, insomma. La rivista è nata sotto Sì. l'episcopato di Monsignor Castoro. È arrivato al 100° numero Con, insieme sì, a beh, Padre lo Franco ricorda anche Boscone. il nostro vescovo nel suo intervento che abbiamo messo in prima pagina, quando si è insediato in diocesi, ha voluto che si continuasse in questa esperienza e quindi ci incoraggia sempre ad andare avanti in questa opera delle comunicazioni sociali della diocesi. La vocazione delle origini e la vocazione di oggi è cambiata? No, La non è missione è la cambiata, anzi stessa. si è, come dire, raffinata, perfezionata e possiamo dire che abbiamo scoperto appunto nel corso degli anni di dover svolgere un cammino sinodale insieme agli altri, perché il giornale vive grazie alla collaborazione di tante persone che vivono nel nostro territorio garganico e che insomma danno voce e volto al nostro giornale. Il giornale vive, lo dobbiamo sottolineare, è tutto a carico della donna, ma vive di volontariato, quindi non c'è nessuna ricompensa per quanto riguarda il lavoro svolto dalla piccola redazione, da me, dalla piccola redazione. E quindi è importante che ci sia questa produzione di articoli, di idee, di riflessioni da parte del territorio, anche di attività delle parrocchie per far vedere la vivacità e di ogni parrocchia, soprattutto anche del Gargano Nord, perché la nostra diocesi, è vero, forse non è molto grande come numero di popolazione, però è molto vasta come territorio, Anche qui quindi parrocchie distanti ma unite. ma unite, sì, beh, questo forse è l'aspetto più bello della nostra diocesi. Questo collegamento che c'è tra le parrocchie è importante, forse
Un collante potrebbe essere anche modestamente il giornale diocesano. Il giornale non ha una data fissa di uscita mensile, la data è il terzo venerdì del mese, perché il terzo venerdì del mese, che è mobile, si svolge qui a Manfredonia, un ritiro del clero diocesano con il vescovo e quindi Da lì parte anche la parte. distribuzione. Perché poi la distribuzione potrebbe costare di più della stampa. Ecco, io abito in Trentino, ma ho le origini a Manfredonia o comunque nella diocesi. Come faccio a leggerlo, a riceverlo? C'è una versione, digitale, per esempio, o si è Sì, pensato anche a questo? c'è questa versione digitale che viene messa sul sito della diocesi. E poi c'è anche una spedizione di quasi 1200 copie, perché abbiamo 1200 indirizzi per posta elettronica, quindi in formato elettronico viene spedito un po' dappertutto e quindi tutti quelli che stanno fuori che ce lo richiedono. Poi ci sono, diciamo, persone over 60 che hanno poca dimestichezza e che pur essendo fuori ci richiedono il giornale. Lo spediamo a tutti quelli che ce lo chiedono. Proprio perché non si vuole rompere questo legame Eh sì, stretto questo legame che con il resta, territorio, sì, col informazione e territorio. territorio presenti su questa rivista. Alberto, tu sei la memoria storica del giornale, ma c'è stato un numero o in particolare un articolo che hai avuto difficoltà a scrivere o a pubblicare, quello più triste in questi 100 numeri? Il più triste è stato quello che è uscito, il giornale che è uscito in occasione della morte del buon vescovo Michele, al quale mi legava un'amicizia fraterna, il quale mi ha sempre sostenuto, incoraggiato in questa avventura, io la chiamo un'avventura, questa del giornale. E insomma, scrivere un giornale per una persona cara, ecco, che prematuramente scomparsa, eccetera, e quindi è stato veramente un momento di grande sofferenza, pur parlato dell'opera, della figura, dell'uomo, del pastore, del fratello che in effetti ha amato questa nostra chiesa, si è prodigato. Io poi particolarmente sono stato legato al vescovo Michele perché oltre al giornale mi incaricò di fare, mi nominò segretario della visita pastorale e quindi ho seguito visita pastorale che si è fatta per 9 parrocchie e quindi ho seguito il vescovo in queste 9 parrocchie più periferiche della diocesi. C'eravamo anche noi, se ti Sì, ricordi. certamente. Ebbene, in quell'occasione ho avuto modo di conoscere ancora di più l'umanità di questo vescovo. E la cosa che mi ha veramente stupefatto, io l'ho scritto anche in quel numero del maggio 2018, la cosa che mi ha stupefatto in quelle 9 visite è stato il fatto che si era, non so, a Foce Varano, una località distantissima. Io ci sarò stato forse una volta sola nella mia vita, ci ritornai in quell'occasione, ebbene il vescovo chiamava le persone per nome. Una cosa incredibile, questo faceva, come dire, stimare le persone, cioè si sentivano, come dire, chiamate, Sì, conosciute, confermo. amate dal vescovo. Ed è stata veramente una grande esperienza e ho capito appunto la figura dell'uomo, del pastore che era vicino ai suoi fedeli, li considerava. Certamente c'era stato anche il dono della grandissima memoria che quest'uomo aveva, però
Però ecco, lui la esercitava proprio in questo suo ministero pastorale, apostolico, perché così le persone si sentivano, come dire, vicine al proprio pastore. E lui vicino alle persone. È stata veramente una esperienza incredibile, aver scoperto come io pensavo che chiamasse solo me, o chiamasse solo quelli che per nome più vicini. Invece no, ho scoperto che questa grande... È vero, era una grande umanità, questa, sì. Una grande umanità del Vescovo Michele. Raro, è molto raro. Sì. Diciamo che possiamo confermare, perché l'abbiamo provata tutti, questa sensazione, insomma, di vicinanza e di umanità da parte di Monsignor Castoro. Questa è stata una delle pagine più tristi, non solo della rivista Voci e Volti, la rivista diocesana, ma anche della storia della diocesi, certo, e di tutti quelli che hanno amato Monsignor Castoro. Certo, certo. E il Signore ha mandato un degno successore a Monsignor Castoro, certamente, con Padre Franco Moscone, che si ritrova in questa diocesi, in questo territorio, a combattere, tra virgolette, su diversi fronti. Noi, Alberto, chiudiamo la nostra chiacchierata. Ci ha fatto piacere ritrovare il direttore di questa rivista, che grazie, va avanti da anni. Abbiamo voluto festeggiare con te questo successo. Grazie. 100 numeri, più di 1000 volti, più di 1000 voci. Più che un successo, è un servizio, ecco, è un segno di con un successo. Servizio. Io lo considero questo, un servizio che viene fatto alla diocesi, alla comunità diocesana. Un appunto sicuramente è uno dei rari casi in cui più si va avanti, più si invecchia, ma più si ringiovanisce con la rivista. Ah, grazie, vero? Grazie, grazie di questo tuo giudizio. Grazie a te. Ecco qua, abbiamo spento insieme queste candeline. Don Pasquale, un bel traguardo, ma c'è ancora tanto cammino da fare, non bisogna, insomma, rimanere indietro. Mai, sempre camminare, il cielo ci dà un orizzonte, l'avvento ce lo ricorda sempre. Camminiamo in avanti tenendo fisso lo sguardo su Gesù, dice la lettera agli Ebrei, che è autore e perfezionatore della nostra fede, e in questa fede muoviamo i nostri passi verso di Lui. Ecco, come dicevo prima, guardando il cielo, fissando le stelle, avendo grandi sogni, compiendo grandi scelte. Grande chiusa per noi, grazie a Don Pasquale, che ritroviamo domenica prossima. Io intanto ti lascio, ma incontro un tuo collega. Grazie, grazie, buona domenica a tutti. Grazie a te come sempre di cuore, Don Pasquale, un bacio e un abbraccio da parte di tutti noi. Restate a voi, qui. Buona domenica ancora. A te.